quello che il comune non può fare è continuare a restare inerte in una situazione di illecito permanente. Buonasera, anzi buongiorno, non so quando lo vedrete questo episodio. Registriamo questa nuova puntata di Suburbanistica all'indomani della sentenza del Consiglio di Stato, cui consiglio si è espresso sul caso della vedova Calabria. È una sentenza che ha ricostruito un po' la storia quasi amministrativa degli ultimi decenni, perché comunque ha riscontrato tante mancanze, ha riscontrato tanti illeciti, ha riscontrato tante situazioni che hanno indotto i giudici a dire: o pagate, fate gli espropri, risanate e rifate tutto, oppure abbattete i palazzi. A parlare oggi con noi di questa ennesima vergogna di questa città è il consigliere Antonio Tutolo. Salve. Buonasera. Diciamo che in tempi non sospetti il consigliere Tutolo aveva già annunciato un po' questa bomba che pioveva da Roma. Era evitabile questa sentenza? Beh, da quella che dalla lettura della documentazione era sicuramente evitabile. Evitabile in tutti i sensi, cioè dagli errori che sono stati commessi, a mio avviso in buona fede, in alcuni casi mi riferisco agli espropri non completati, ma sicuramente la buona fede non assolve dalla irresponsabilità di chi ha amministrato quel periodo questa città, fino alle transazioni che non sono mai state portate a termine, ce ne sono diverse, le vedremo poi. Transazioni significa che la... C'era la possibilità da parte del comune, e consenziente era anche la vedova Calabria, di chiudere la vicenda con una cifra anche irrisoria. Da quando si nel 2000, nel 2004 era l'amministrazione Labbate, e c'era una proposta di transazione fatta dall'ingegner Cinguia e firmata quindi per accettazione dalla vedova Calabria di 180.000 euro. Stranamente questa transazione non è mai andata a buon fine, perché non hanno mai corrisposto questa somma ai legittimi proprietari di quei terreni. Ce n'è stata un'altra di transazione sempre sottoscritta nel 2008 dalla vedova Calabria, sempre per mano del dirigente Cinguia ed era sindaco allora Morlacco, per 830.000 euro, 870.000 euro, se non ricordo male, era cresciuta nel frattempo, ma sempre di molto inferiore a quello che poi si è rivelato essere quel bubone, e nemmeno questa è andata a buon fine, nemmeno questa si è capito che fine ha fatto. Quando era sotto gli occhi di tutti era evidente quello che stava per accadere. Poi praticamente io ricordo che eravamo in consiglio comunale a votare il debito fuori bilancio di Quatela, sì. Era una cosa identica a questa, soltanto in misura minore, perché l'esproprio era non di 17.000 metri come in questo caso, ma di 5.000 metri, e lì pagavamo 1.000.000. Io feci proprio questo ragionamento in consiglio comunale, dissi: quando arriverà quella sentenza, cioè quella degli eredi Calabria, beh, sarà molto 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 più salata, perché se con 5.000 metri si veniva condannati a pagare 1.000.000, va da sé che per tre volte e mezzo in più minimo pagheremo 4.000.000 di euro. Purtroppo sono stato facile profeta. Mi dispiace però vedere che c'è stata veramente, non voglio usare altri aggettivi, ma quantomeno assoluta impreparazione da parte di chi ha gestito questa vicenda, perché il 22 luglio del 2011 c'è un'altra proposta di transazione. Quindi c'era già Dotoli? C'era già Dotoli e non ne hanno mai parlato loro. Però questa nuova proposta è inviata a chi? Alla Tecnostruttura o all'amministrazione? No, questa è stata, vede, questa è la fotocopia del documento originale e questa è stata assegnata all'assessore al contenzioso, ragionier Di Anni, e al sindaco. Con questa missiva, gli eredi Calabria, il 22 luglio del 2011, dicono: guardate, noi siamo ancora disposti ad eliminare il contenzioso su tutta la vicenda per 1.000.000 di euro.
Stranamente questa transazione non solo non è stata portata avanti a termine, ma non è stata, non siamo nemmeno stati messi al corrente. Il Consiglio Comunale, che è l'organo deputato a transare eventualmente, non è stato proprio informato. Ed io ricordo che in conseguenza della scoperta di questa vicenda qui, ho chiesto le dimissioni del sindaco, perché questa è una vergogna. Questo è un crimine che è stato commesso ai danni della città, è un crimine politico commesso ai danni della città. Tutta questa vicenda Calabria, tutta la politica dagli anni Ottanta, quando comincia questa vicenda, ad oggi, è tutta coinvolta, nessuno escluso. Proprio a tal proposito, vorrei leggere un altro pezzettino di quella sentenza. Ed ancora oggi, dopo 30 anni, il Comune utilizza in tutte le sedi gli strumenti giurisdizionali per tentare di posporre indefinitivamente nel tempo l'adempimento dei suoi obblighi. Sembra un po' come l'ultimo che resta paga il conto, nel frattempo noi andiamo avanti. Cioè, ma è davvero così critico il panorama come anche i giudici romani hanno riconosciuto, o c'è qualcos'altro? Non mi riesco a far capace di questa... È qualcosa di assurdo, ma la cosa assurda, ripeto, è che con sfacciataggine c'è gente che ha provocato questo danno, e mi riferisco a gente di ogni parte politica, perché ripeto, dall'81 che comincia questa storia sono coinvolte tutte le amministrazioni, a tutti i livelli, a tutti i titoli. Oggi molti di questi signori che hanno commesso questo, chiamiamolo errore, che hanno provocato questo danno, che i cittadini stanno pagando e stanno pagando duramente, beh, hanno ancora la sfacciataggine di chiedere consenso alla gente, di voler fare politica, di volersi interessare del bene comune. Beh, come minimo devo dire che non ne siete stati capaci, e quindi siete pregati di farvi da parte una volta per sempre. Cioè, non potete provocare questi danni in maniera così spudorata, e poi in maniera altrettanto spudorata proporvi ancora come parte politica. Veramente, lasciatela in pace questa città, è l'ora di smetterla di fare del male a questa città. I sindaci che si sono seguiti dall'81 fino allora, cos'è che è successo? Perché forse qui va spiegato un po' in maniera elementare. L'errore primario qual è stato? L'errore primario è stato che quando si fa un esproprio bisogna terminare le procedure di esproprio nei 5 anni successivi al decreto di occupazione di urgenza. Quindi io occupo il terreno, esatto, faccio l'esproprio, io entro i 5 anni devo fare. Esattamente. All'epoca, quando si è costruita la 167, cosa si è fatto? Si è occupato il terreno dei privati, si è costruito con urgenza, si è assegnato ad altri privati, ad altre imprese per costruire, quindi per vendere queste benedette case, ma non si sono mai preoccupati di completare le procedure d'esproprio. Diciamo che tutti hanno messo la polvere sotto il tappeto fin quando non è andato un esproprio. Esattamente, come se il terreno fosse di loro proprietà, non tenendo conto che quei proprietari aspettavano giustamente e legittimamente il giusto indennizzo, quello che prevedeva la legge. Nessuno se ne è infischiato. La procedura di esproprio non è mai stata completata. Ad oggi la procedura di esproprio del terreno dei Calabria, ancora ad oggi, a distanza di oltre 30 anni, non è stata ancora fatta, nonostante il TAR ci abbia condannati a farla. Sì, proprio su questo aspetto. Il TAR dice praticamente: comune, tu non hai la proprietà di quei terreni. Diciamo che sulla proprietà dei terreni e dei suoli, come stiamo sentendo, ci siamo imparati a sentire qua a Lucera, soprattutto qui alla 167, si sta giocando la partita degli indennizi di molti appartamenti, di molti palazzi che sono stati costruiti e di cui il Comune sta chiedendo il conto per l'occupazione, per la superficie, per cui c'è un contenzioso in corso promosso dal Comitato di Quartiere, che torneremo ad affrontare perché hanno già accettato, no? Verranno nel prossimo incontro. Questa ulteriore sentenza potrebbe provocare un ulteriore scossone non solo al contratto di quartiere, ma anche alla questione degli indennizzi. Per quanto riguarda gli indennizi, è chiaro che se mai ce ne fosse stato bisogno, ma a mio avviso no. È chiaro che il Comune non ha ancora completato tutto quello che doveva fare prima di legittimamente richiedere le somme a
chi si è costruito una casa in zona 167. Cioè io mi chiedo se le procedure di esproprio ancora non vengono fatte, e non è questo l'unico caso, ma ce ne sono ancora altri anche, e testimone ne è il fatto che coloro che hanno pagato, che hanno accettato di pagare, ancora non riescono a rogitare, ancora non riescono a chiudere il loggio con il comune. Quindi significa che ci sono problemi. E comunque dicevo, testimone è questa cosa qua, se tu non ancora completi la procedura di esproprio, a che titolo oggi chiedi i soldi da me? Sei in grado di trasferirmi quella proprietà? No, e allora non dovresti ancora chiedermi quei soldi. E poi parliamo, possiamo parlare, ma forse ne potranno parlare meglio i rappresentanti del comitato, della quantificazione delle somme. Ma è chiaro che questa vicenda dice chiaramente che il comune non è ancora legittimato a chiedere le somme ai proprietari di case in 167. Tutolo, da politico, da questa situazione come se ne esce? Da questa situazione, paradossalmente, a mio avviso non se ne esce. Se ne esce male da questa specifica, perché ormai, voglio dire, quello che o abbattere era il palazzo, possibile poi fare... No, vabbè, è chiaro che bisogna pagare, che anzi in parte già è stato pagato. Io, per quanto mi riguarda, mi preoccuperò di fare un esposto alla Corte dei Conti, perché adesso è un giudizio definitivo. Sono stato in settimana a Bari presso la Corte dei Conti, ho parlato con il vice procuratore generale, il dottor D'Amato, al quale ho già accennato questa storia qua, e gli ho anticipato che avrei fatto un esposto dettagliato. Aspettavo la sentenza definitiva, perché se non è definitiva la sentenza è inutile fare un esposto alla Corte dei Conti. Nei prossimi giorni io farò una petizione a sostegno di questo esposto alla Corte dei Conti, cioè voglio che questo esposto arrivi davanti alla Corte dei Conti con centinaia di firme di cittadini che vogliono giustizia, che vogliono dire a Lucera deve pagare per una volta chi ha sbagliato, e non sempre i soliti, cioè i cittadini. Se gli diamo il peso, se gli diamo la forza delle firme dei cittadini, io sono convinto che in Corte dei Conti questo fascicolo sarà un fascicolo un po' più molto massiccio, pesante, un po' più da guardare con attenzione e da non trascurare, non perché la Corte dei Conti li trascura, ma sicuramente un occhio in più. Beh, certamente sommessa da questi faldoni in Italia. Ce ne sono tantissime. Se voi pensate che per tutta la Puglia ci sono 5 giudici contabili, per tutta la Puglia. Allora la Corte dei Conti non si occupa mica soltanto dei comuni, si occupa dei comuni, delle province, delle regioni, delle ASL, degli ospedali, delle scuole, di tutto ciò che è la pubblica amministrazione. Quindi immaginate 5 sole persone che devono controllare la regolarità contabile di tutte queste amministrazioni, di tutte... praticamente è veramente una goccia in un mare. E allora bisogna fare degli interventi puntuali, cioè bisogna mandare degli esposti veramente molto particolareggiati e sostenerli. Io lo voglio sostenere con delle firme, voglio che i cittadini chiedano a gran voce alla Corte dei Conti di far pagare i responsabili, perché è paradossale che non paghi mai nessuno e che addirittura chi ha commesso questo danno si proponga nuovamente per amministrare la cosa pubblica. Devono vergognarsi di quello che stanno facendo a questa città. Ripeto, questa è una pagina criminale di questa città. Parliamo di crimine politico, ma è un crimine, è un vero crimine. Diciamo che politicamente questo tema della responsabilità è venuto fuori nell'ultimo Consiglio Comunale. Si approvava un debito, l'ennesimo debito fuori bilancio, e è nata questa discussione, cioè bisogna andare a ricostruire quali sono le responsabilità e tentare una volta tanto di far pagare, non per punire o per dare un esempio, ma perché si è creato un danno erariale ai danni di una comunità, ed è giusto che chi ha sbagliato ed è pagato per lavorare bene paghi. Assolutamente. Questa sentenza che è venuta fuori, questa mannaia tremenda per le casse del comune, potrebbe essere da apripista per nuove situazioni simili, o ma, diciamo che si ferma qui? Ma noi ne abbiamo pagate già tantissime di queste qua. Io voglio ricordare che l'ultimo consiglio comunale dove si è approvato il bilancio del 2012, noi abbiamo votato quasi 5 milioni, oltre 5 milioni di euro di debiti fuori bilancio. Ma
la città era assente. Dove erano? Chi mancava quel giorno in consiglio era soltanto chi avrebbe pagato il conto. Cioè noi non è che andiamo in consiglio, approviamo e paghiamo con i soldi nostri, approviamo con i soldi della gente. Dove era la gente? Cioè quel giorno sarebbe dovuto venire una massa di cittadini a rendersi conto, scusate, fateci capire, voi state approvando 5 milioni di euro di debiti fuori bilancio, possiamo capire per cosa quale è successo? Motivo, cosa è successo, chi ha sbagliato? Almeno la gente, chissà, non sbaglia più. Se su a Palazzo Mozzagugno si sa che la gente segue, che la gente partecipa, che si informa, beh, vi posso garantire che sicuramente ci si muoverebbe con molta più attenzione. Invece fanno quello che vogliono proprio perché sanno che la gente non si interessa, non si interessa, se ne lamenta soltanto, ma senza nemmeno sapere come stanno le cose. Ripeto, per estremizzare e semplificare ancora di più quello che è avvenuto su questa vicenda, cioè noi come comunità stiamo pagando oltre 4 milioni di euro per qualcosa di banale da una parte e di criminale dall'altra. A cosa mi riferisco? Chi ha fatto gli espropri all'epoca non si è preoccupato nei 5 anni successivi di completare la procedura, cioè di fare il decreto di esproprio. Hanno occupato i terreni della gente e se ne sono infischiati. Chi ha amministrato nel corso degli anni e che ha avuto la possibilità di transare non lo ha fatto. E sarebbe bene che questi signori qua spieghino ai cittadini per quale motivo non hanno accettato quelle transazioni. Tu prima mi parlavi di c'è una relazione con i contratti di quartiere. Beh, per questa transazione del 2011 sicuramente c'è una relazione con il contratto di quartiere. La mia idea, confermata anche indirettamente, in maniera a mio avviso, come dire, non so che termine usare, ma in maniera un po' superficiale o come dire, so. Sì, diciamo che è stato un po' beh, non mi viene il termine giusto, l'assessore Di Anni a confermare questa mie tesi nel consiglio comunale, è stato un po' superficiale, è stato un po' sprovveduto, diciamo, perché quello che ha detto è qualcosa di sconvolgente. Cioè lui ha detto che questa proposta di transazione non è stata accettata perché sarebbero lievitati, loro avevano da difendere anche i contenziosi che c'erano con gli espropri fatti nel contratto di quartiere. Quindi il valore dei terreni, per intenderci, sarebbe lievitato il valore dei terreni per i contratti di quartiere. Ma a noi, pubblica amministrazione, cosa ci interessava? A pagare quei terreni sono i soggetti attuatori, devono essere i soggetti attuatori, questo prevede il bando. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Perché dov'è? Il crimine dov'è? Questo si sapeva come sarebbe finito. Perché il 22 luglio del 2011 arriva questa proposta di transazione dagli eredi Calabria. La sentenza di Quatela, cioè per la stessa cosa ma in un altro caso, dove i giudici ci hanno condannato a pagare 120 euro al metro quadro, così come ci hanno condannato poi successivamente per questa, era di aprile 2011. Quindi tu qualche mese prima che ti arrivava questa, già sapevi a cosa saresti andato incontro. Te ne sei infischiato, hai lasciato andare avanti le cose, per fare cosa? Per scaricare poi questa sentenza sulle spalle dei cittadini e per avvantaggiare, a questo punto devo dire, chi? Forse i soggetti attuatori dei contratti di quartiere, perché sono loro che dovevano pagare i terreni. Si parlava di 34 euro. Beh, fu fatta una delibera vergognosa e noi in Consiglio Comunale ci opponemmo. Urlammo che era un valore assolutamente assurdo quello che si stava per dare, perché nel frattempo i giudici ci condannavano a pagare somme molto più alte, invece noi mettevamo in delibera un valore di 35 euro. Perché? Perché chi deve pagare sono i soggetti attuatori
E sappiamo benissimo che tra i soggetti attuatori c'è gente che sta in politica, c'è gente che sta in consiglio comunale, che non può votare, che non potrà votare molti argomenti, molte delibere sui contratti di quartiere, perché sono direttamente interessati. E allora questa è una pagina veramente squallida e vergognosa dall'inizio fino alla fine. Però tutto lì una cosa ho visto. Cioè, poi succede che lo scandalo più assurdo, più tremendo, più catastrofico per un'intera città, però politicamente, a parte le solite scaramucce, sono indipendente, non sono indipendente, passo a destra, passo a sinistra, passo lì, passo alla prossima amministrazione, non succede niente. Però è anche vero che queste persone vengono comunque elette dal popolo, cioè è un volere del popolo, perché io veramente a volte rimango sconvolto. Perché se pensiamo che parte dell'amministrazione attuale, parte del consiglio della maggioranza attuale, era parte della maggioranza passata, che era a sua volta parte della minoranza passata, insomma, sono stesse persone che stanno vivendo questa cosa e che i giudici dicono sono 30 anni che vi state comportando illegalmente su questa questione. Questo è sicuramente un intervento puntuale che tu stai facendo, ma è chiaro che quando si va a votare la gente non va a votare in maniera informata. Oggi, nonostante gli sforzi che voi fate, che anche io nel mio piccolo cerco di dare la mia versione di informazione, però la gente che ha voglia di informarsi di quello che accade nel palazzo è veramente poca, e quindi quando si va a votare il parente, l'amico, chi ti dà la 50 euro, chi ti prende in giro e ti promette qualcosa. Siamo scesi, insomma, ho letto sul Fatto Quotidiano che siamo scesi a 20. Sì, beh, certo, con la crisi poi abbassa anche si abbassa anche il prezzo, e poi non ci dobbiamo meravigliare se accadono queste cose, perché se io vedo che nonostante non amministro bene, anzi faccio enormi danni, e che questi danni li faccio pagare alla collettività, e che poi quando mi ripropongo silenziosamente perché non se ne accorgono, quando la colletta del esattamente, esattamente, e poi quando andiamo alle elezioni io vengo rieletto, beh, a questo punto perché dovrei amministrare bene? Posso fare quello che voglio, perché la gente se ne frega, se ne infischia, sa solo lamentarsi. Allora io quello che chiedo alla gente è semplicemente di informarsi un po' di più, e sicuramente potremmo vivere meglio un po' tutti quanti. Io mi preoccuperò di portare in piazza questa storia qui per parlare di tutta la vicenda, dall'inizio alla fine, dei decreti di occupazione di urgenza fino all'ultima sentenza, perché poi anche la faccenda riguarda di quei documenti, ad esempio, che sono sono emersi, che ci sono tanti documenti a Palazzo Mozzagrugno che testimoniavano che questi signori avevano comunque già preso delle somme per dei terreni, e la sentenza ci riconosce di defalcare quelle somme dal totale. Beh, io quello che ti posso dire è che di quella vicenda ne erano a conoscenza in tantissime persone, ma veramente tante, eppure non sono venute fuori quelle cose finché non si poteva nascondere più. Cioè, questo è pazzesco. Ad esempio, e torniamo al discorso degli indennizi ai proprietari della 167, mi dice il comune come fa ad andare, faccio un esempio, ne cito uno ma ne potrei citare mille a questo punto, dal signor Vincenti Ludovico a chiedergli, così come ha fatto, i soldi per l'indennizzo, quando il signor Vincenti Ludovico ha portato un documento dove c'è scritto che lui ha pagato il terreno all'epoca. E che quella... Ha pagato a chi? Al comune, al costruttore? Ai signori Calabria. Ha pagato. Noi andiamo a chiedere oggi a questo signore qua di pagare. E questo signore qua, quando gli è arrivata la cartella la prima volta di pagamento, è andato in comune con questa carta, l'ha fatta vedere. Cioè tu non dici carta canta. Guardate, io ho già pagato. Ma poi di questa carta non se ne è saputo più nulla, finché non le ho tirate fuori io, perché mi sono state consegnate dai rappresentanti del comitato di quartiere. Sono le solite cose assurde. Non è normale.
Senti, io cambierei un attimino discorso. Ci hai detto che sei stato alla Procura Generale della Corte dei Conti a Bari, e tra le cose che sono venute fuori da questo incontro mi è molto colpito quello che avrebbe detto il magistrato, cioè ci vorrebbe una Procura dei Conti solo per una Corte dei Conti solo per voi. E poi ci chiudono nel tribunale, quindi come la mettiamo? Infatti la battuta che io ho fatto, ho detto guardi procuratore, se lei vuole, noi abbiamo un bellissimo palazzo a disposizione tra un po', perché ci stanno chiudendo il tribunale, quindi i locali non ci mancano, è di proprietà del comune, quindi non faremo nemmeno nessun danno erariale. Piove sul bagnato, però. Li possiamo ospitare tranquillamente degli uffici della Corte dei Conti. Sì, sicuramente ci vogliono degli esempi da dare. Non si può, ripeto, continuare a far pagare i cittadini. Io sono fiducioso, ho avuto una buona impressione, veramente sono tornato da Bari con un po' di ottimismo. Qual è la cosa che gli ha colpito di più? Cioè, tra le tante cose che gli avrei raccontato, qual è la cosa che ci è rimasta un po' per dire ma che è davvero? Beh, forse un po' tutte. Mi diceva che, ad esempio, per quanto riguarda la questione della luce da caccia, della fiduzione, ha un caso simile proprio nella sua città natale. E quindi per quell'altra delle somme che si sono autoliquidate, quelli dei servizi sociali, e che ho fatto anche la segnalazione alla Corte dei Conti, mi diceva che ha fatto già due giudizi di questo tipo e che quindi è qualcosa di estremamente semplice. Quello che lo ha incuriosito parecchio è la vicenda delle scuole di professioni legali. Che pare che sia un po' Lui diverse volte ha detto... La chiave di volta dell'ultima crisi. Sì, e lui diverse volte ha detto, scusa, ma il comune cosa c'entra? Perché il comune tira fuori questi soldi? E ho detto, non deve chiederle a me, sono io che sono venuto a chiedere se è normale qualcosa del genere. E lui mi ha detto, sono molto incuriosito da questa vicenda e mi ha chiesto espressamente di mandargli tutta la documentazione, perché noi abbiamo mandato tanti esposti, tanta documentazione, ma di molti altri ancora non li abbiamo mandati, proprio perché volevamo vedere se ne valeva la pena, perché se mandiamo soltanto documenti che non approdano a nulla, cioè se non... Certo, sempre con il beneficio. Se non si vedono risultati, cioè voglio dire, alla fine ti passa anche la voglia. Invece devo dire che dal viaggio di Bari siamo tornati molto ottimisti, con molta voglia di lavorare, quindi preparare documenti da inviare lì, semplicemente perché ci vuole un po' di giustizia. E la giustizia, anche se è giustizia contabile quella, beh, forse è quella che serve di più, perché bisogna iniziare a far pagare i certo i danni che si fanno con queste cose. Se non sono chi fa i danni sa che c'è la possibilità che li paga lui, forse ci mette più attenzione, anzi non forse ci mette più attenzione, sicuramente ci mette più attenzione. Sicuramente la vicenda Calabria non sarebbe successa se in passato qualcuno avrebbe pagato qualcosa. Beh certo, finché i soldi non sono proprio... I soldi di Pantalone pagano i pecoroni. Senti, ho letto che hai portato anche qualcosa sui mosaici, su sti famosi mosaici di San Giusto, che hanno camminato più loro che non la tua macchina, credo. Cioè, ma... Io ho tentato di seguire un po' la situazione, prima San Pasquale, poi il castello, poi lì, non ci ripenso, nel frattempo faccio il museo, nel frattempo faccio la biblioteca. Cioè, ma davvero, ma che cosa passa nella testa delle persone? Perché uno dice, un minimo di strategia, di progettazione, non parliamo di progettazione perché sennò escono altri soldi. Qual è la cosa che fino adesso ti ha come politico? Perché tu una volta parlavi dall'esterno, parlavi da fuori alla palizzata dell'aula consigliare. Adesso da dentro, qual è la cosa che in questi 3 anni ti ha più scandalizzato? Se, insomma, conoscendo... Allora, se parliamo in termini assoluti, cioè di valore, sicuramente l'affare della gestione dell'appalto dell'immondizia. Perché lì veramente... ci sono porcate, e uso questo termine volutamente, porcate fatte enormi. E spero, anzi anche lì il procuratore D'Amato mi ha dato molte speranze che qualcuno paghi. E quella in termini economici, insieme a questa, è quella che mi ha colpito di più per veramente per la
superficialità, ma anche con quanta acredine ci si è accaniti contro la città e contro i cittadini pur di salvaguardare qualcuno di questa città. Ma quella più curiosa è sicuramente quella dei mosaici, perché quella è pazzesca. Se tu leggi quelle delibere delle diverse giunte, perché anche lì, e questo è quello che... Esattamente, cioè quattro diverse giunte, escluderne qualcuna qui diventa sempre un problema. Cioè ogni giunta che veniva, ogni amministrazione che veniva cambiata, si cambiava la destinazione di quei mosaici, con un aumento dei costi. Ma quei mosaici non si sono mai mossi dal magazzino. L'ultimo spostamento che è stato fatto si è ritornato nel posto originario, ma senza eliminare tutti i costi che ci sono stati nel corso degli anni per... Vabbè, sono i costi d'ammortamento, tutto lo... Facciamo un esempio. Abbiamo deciso di mettere, la prima volta i mosaici si era deciso di metterli a San Pasquale. Ok, diciamo che costava 1000. Pozzo di San Patrizio, dice. È il pozzo di San Patrizio. Diciamo che costava 1000 fare questo intervento a San Pasquale per sistemare i mosaici. Dopo di un po' di tempo arriva un'altra amministrazione e dice che San Pasquale non va bene e che bisogna spostarli al pattinaggio. Per spostarli dal pattinaggio, da San Pasquale al pattinaggio, però dicevano che non bastavano più quei soldi, quindi si fa una perizia di variante e viene a costare 1000, faccio un esempio, più 100. Dopo di San Pasquale arriva un'altra amministrazione che dice di spostarli al castello. Dal castello, praticamente dal pattinaggio al castello, lievita ancora il costo, altri 100-200, diciamo. Poi ancora un'altra amministrazione, questa volta quella di Dotoli, dice che dal castello li riportiamo a San Pasquale e aumenta un'altra volta il costo. Cioè non è che si diminuiscono, dice vabbè, ritorniamo al punto di origine, eliminiamo i passaggi in crescita che ci sono stati prima. No, aumenta questa volta ancora nuovamente. Cioè siamo veramente pazzi. Se uno li legge uno per uno quei documenti, non c'è scritto assolutamente nulla. Il problema quando è che salta? Quando li legge tutti e quattro insieme. Dice, ma qua che sta succedendo? Cioè, quello è un intervento che, senza che ancora si muovano i mosaici, ci costano 750.000 euro in più di quella che era la spesa iniziale prevista. Senza che non si sono mossi di un centimetro quei mosaici. Siamo pazzi. Siamo diciamo pazzi. Che... sì. Senti, io voglio tornare in ultimo, vediamo, per l'ultima battuta, sull'aspetto dell'urbanistica di Lucera, perché forse ci sono altre situazioni a Lucera che non vengono tanto calcolate. Cioè ci sta un altro giudizio che riguarda un altro quartiere, ci sono altre questioni che riguardano Lucera 2, giusto? Certo. E lì mi sa che il danno è molto, molto superiore. Beh, lì c'è una richiesta di danni di 25 milioni di euro. Punto. Anche quella è un qualcosa fatta in maniera trasversale, che è stata fatta al centro destra insieme al centro sinistra, cioè quella fu un'altra grande fregatura fatta alla città, la famosa variante di Lucera 2 con la quale oggi siamo in contenzioso con i proprietari, e ancora non si riesce a fare l'atto di citazione alla regione per annullarla quella variante, pensa, dopo ormai fa quasi 2 anni che noi abbiamo votato in consiglio comunale di costituirci contro la regione, ma ancora non ci costituiamo, quindi io dico ancora una volta il consiglio comunale forse è meglio che lo sciogliamo. Ma quindi nel PUG che dicono che stanno approvando, che sarà prossimo alla sua attuazione, cioè queste, io ne ho parlato già con altri consiglieri, ne ho parlato anche con Caporicci, con Dotoli, ma avviare la procedura del PUG potrebbe in qualche modo influire ad esempio sanare questa situazione, o renderebbe la situazione ancora più tragica? No, sanare non la sani, perché io immagino che i proprietari dei terreni... Le occupature sono finite, insomma. No, a parte, i proprietari dei terreni, così come hanno chiesto i danni, proseguiranno la loro azione, perché innanzitutto quello che si va a riconoscere nel PUC
inferiore a quello che era stato previsto in quella vergognosa variante, e poi anche per un fatto temporale, perché comunque sta passando molto tempo da quel momento al momento in cui si andrà ad approvare definitivamente il piano urbanistico generale, sempre che ci riusciremo. Qualche perplessità. Io poi ti volevo chiedere, tra le accuse che ti vengono fatte in qualità di politico, è quella di aver offerto un po' la stampella a Dottoli per approvare determinate cose che si sono ritrovate in consiglio comunale. Cioè, hai fatto davvero la stampella o è successo qualcosa? Beh, siamo gli unici che abbiamo mostrato vero interesse a mandare a casa questa amministrazione, andando dal notaio a firmare e mettendo a disposizione il nostro mandato, cosa che nemmeno gli altri hanno fatto. Se Pugli andare in consiglio comunale a votare qualcosa di sicuramente interesse per la città e non rischiare di far perdere qualcosa alla città significa fare la stampella, beh, io la farei sempre e comunque la stampella. Si è cercato di, questo è bene che lo sappiano i cittadini, di far arrivare un altro parco eolico in questa città senza che il comune prendesse un centesimo. Ma però sono diventati tutti ambientalisti. Sono diventati tutti ambientalisti, senza che nessuno proferisse parola. E allora ci siamo dovuti arrabbiare noi, mettendo un tabellone in Piazza Duomo, informando la gente, e a quel punto siamo stati costretti a venire in consiglio comunale a rimediare a quello che si stava per, quell'altro delitto che si stava per compiere. Se questa è stampella, beh, io ritengo che stiamo facendo una stampella alla città. Senti, a proposito, poi se dobbiamo mandare a casa l'amministrazione, ripeto, andassero dal notaio, Orfila Scrocco, c'ha 7 firme, siamo stati promotori di quella sfiducia al sindaco con i fatti, perché, attenzione, quello che si vuole dimenticare volutamente, perché è scientifico, è che possono mancare tutti i numeri legali di questo mondo in consiglio comunale. Dottoli non andrà mai via, l'ha detto in maniera... Ecco, io proprio questo ti volevo chiedere, cioè come se ne esce? Allora, Dottoli non lascia, cioè vuole essere mandato a casa. La minoranza non ce la fa, la maggioranza non ce la fa, come se ne esce? Cioè continuiamo avanti fino alla scadenza di mandato. Ma andrà a scadenza naturale, tranquillamente, perché lui l'ha detto chiaramente, io voglio essere sfiduciato. Sfiduciato significa andare dal notaio a mettere le firme, siccome non vogliono andare dal notaio a mettere le firme, sono tutte chiacchiere con le firme. Che diciamo che ci sta la minoranza, che più o meno si sa qual è la minoranza. Ci sta la maggioranza che più o meno si sa qual è la... Qui sta il terzo polo, che non è, certo, che non è quello politico, ma è un terzo polo che in genere sono quelli che si alzano, insomma. Ci si alzano, assolutamente. Si alzano, ho visto dei consiglieri comunali percorrere decine di chilometri nel corso di un consiglio comunale, sì, perché comunque... qual è l'interesse a tenere viva un'amministrazione comunale, una compagine consigliare come questa qui, che credo che sia la più sfigata della storia di Lucera, perché oltre a pagare i conti del passato sta pagando anche delle gaffe, delle cavolate, chiamiamole così, che sta provocando essa stessa. Beh, sicuramente... cioè, davvero è solo per il gettone di presenza o si sta preparando già la prossima campagna elettorale? Non so, deve essere quanto più buono... Molti possibile. Fanno questo tipo di ragionamento, e che è semplice, dicono, noi dobbiamo mandare a casa questa amministrazione per fare un'altra campagna elettorale e al massimo essere rieletti consiglieri comunali. Ma già lo siamo. Dovresti candidarti con Dottoli, perché Dottoli è venuto qui e ha detto che il PUG si deve, insomma, dovrà fare un po' per forza il passaggio in consiglio comunale. Dice che se non lo si approva è perché bisogna dire che Dottoli non lo è riuscito a approvare, e se lo si approva significa che Dottoli lo è riuscito a approvare. Quindi sembra quasi come dire un gioco all'acchiapparello, a distruggere, ma più all'acchiapparello. No, perché... è vero, guarda. Su questo, ma io su questo fatto... punto do ragione al sindaco, io sono certo. No, che... io resto inorridito dallo squalidume della situazione. Cioè, immagino che in contesti del genere magari ci dovrebbero essere degli interessi generali, anche privati. Mettiamoli pure. Ma caro Alessio, il modo di agire della politica lucera è proprio questo. Quando tu parlavi del discorso stampella, quello e quell'altro, no? Allora, se io vedo che, allora, posto che noi, ripeto, fin dall'inizio siamo gli unici forse che abbiamo fatto una vera opposizione, cercando di far capire alla gente quello che stava succedendo e comunque mettendo sempre
a disposizione la nostra firma per mandare a casa questa amministrazione, perché abbiamo capito da subito che questa amministrazione sarebbe andata a casa soltanto con le firme. Posto che abbiamo fatto questo discorso qua, beh, c'era invece chi non la pensava così e che pensava soltanto a mettere sgambetti, a fare questi discorsi qui per cercare di far fare una brutta figura all'amministrazione, ma senza fregarsene, e uso il termine fregarsene, che in molte di quelle occasioni dove noi siamo assolutamente rimasti, chi ci avrebbe rimesso sarebbe stata la città. Quanto abbiamo votato, ad esempio, per la questione della variante Fucera 2, lì l'abbiamo votato noi della minoranza, o meglio noi con qualcuno della maggioranza, per chiedere il parere alla regione sulla validità o meno di quella variante, per quanto riguarda la costituzione in giudizio contro la regione. E quindi chi l'ha votata quella? Noi. Qualcosa di sicuro a vantaggio enorme di questa città. Devo pensare che c'era qualcuno che non era d'accordo a che si facessero queste cose assolutamente positive per la città. E non erano soltanto della maggioranza, alcuni della maggioranza, ma anche della minoranza, che guarda caso avevano votato la variante. Guarda caso. I corsi e ricorsi storici. Senti, ma però non vanno dal notaio a firmare. Non ci vanno dal notaio a firmare. Senti, perché non fai la psicologia inversa? Cioè ci dice, non firmate magari. Oppure magari fai firmare un'altra petizione da un altro notaio di loro fiducia. Loro sono a volte squallidi, perché vedi quando ci accusano ad esempio sulla delibera dell'IMU, beh, sanno benissimo che si sarebbe votata la tariffa massima dell'IMU, ed è stato per quel motivo là che quel giorno noi siamo rimasti in aula, ma voglio ricordare anche che quel giorno non siamo rimasti soltanto noi, eravamo 21. E che anche uscendo noi, ok, noi ne siamo 3, 21 meno 3 è sempre 18, ma fanno la parte degli ignoranti, perché non possono accusarci di nulla, vogliono riciclarsi, vogliono coprire gente miserabile che ha fatto tanto male a queste città e che vogliono ripulire e riportare in auge in queste città politicamente. E quindi cercano di additarti altre colpe. L'invidia dei confronti pubblici per parlarne, documenti alla mano, con la gente. Ah, non me lo dico, io sto tentando di invitare qualcuno. E non vogliono, non accettano, cioè non voglio dire, è chiaro che sono veramente squallidi come personaggi politici, veramente squallidi. Senti, a me è una cosa, ma la domanda, diciamo, è quanto meno attuale, perché insomma manca un anno. Cioè, che cosa ti porta eventualmente a ripresentarti di nuovo in consiglio comunale, magari di nuovo il candidato sindaco, magari nuovamente con l'istituto? Cioè, io rimarrei abbastanza inorridito, insomma, perché il biglietto che si diceva nella campagna elettorale del 2009, il famoso biglietto del treno di sola andata, è sciarpetto. Io parto da un presupposto. Perché non mandare loro con un biglietto di sola andata? Non basterebbe un treno. Facciamo due, facciamo uno speciale, facciamo tre, quattro, non è un problema. Questa è la città dove io spero voglia e debba vivere mio figlio. Io vorrei che mio figlio vivesse in una città dove, beh, uno, la politica fa veramente gli interessi della collettività e non gli affari propri in maniera spudorata come siamo stati abituati a vedere da sempre in questa città. Due, dove chi ha merito, chi è preparato, chi è bravo abbia una possibilità, e non chi conosce qualcuno abbia una possibilità. Una città dove ci sia un po' più di giustizia, e giustizia significa anche, ad esempio, un'altra proposta che io feci, perché spesso veniamo accusati, anche questo è paradossale, di non aver mai fatto, di non fare proposte, no? Siamo gli unici a fare proposte che vengono puntualmente non solo ignorate dalla maggioranza, ma anche dalle altre forze di opposizione, che non esprimono nemmeno i loro pensieri, evidentemente non ne hanno di pensieri, se non quello di riandare a Palazzo Mozzagrumi per fare danni. Sui terreni ex ICATE, ad esempio, noi abbiamo proposto di toglierli a chi non è coltivatore diretto per fare delle cooperative
per i giovani disoccupati. Non soltanto la maggioranza non ha detto una parola, ma anche gli altri dell'opposizione sono assolutamente muti. Tutto che ci sono disoccupati e disoccupati. Muti e sordi sotto questo aspetto. Sul piano urbanistico generale, noi abbiamo fatto una proposta greta, che è quella di rendere edificabili 13 ettari del comune di Lucera per dare la possibilità a chi vuole costruirsi una casa in campagna, perché ama vivere in campagna, con il proprio tecnico di fiducia, con la propria piccola impresa, con il proprio artigiano, e quindi muovendo veramente quella parte oggi in sofferenza della città, che è la parte della piccola impresa. Questa è l'unica condizione che abbiamo posto. Degli altri io non sento nessuna proposta, nessun parlare. Abbiamo proposto di fare un parco eolico comunale con i soldi ricavati da quelle possibilità, cioè siamo inondati di pale, non ci mettere altre pale tutte. No, guarda, delle pale con sui nostri terreni, di nostra proprietà, da 200 kW che sono poco impattanti e che potrebbero rendere forse tutta la città autonoma sotto l'aspetto energetico, e non sarebbe secondo me una cattiva idea, visto che ci devono circondare, ci stanno circondando. No, no, già, sì, infatti. E allora voglio dire, ma questi signori che dicono che non abbiamo proposte, e dove stanno le loro proposte? Quali sono le loro proposte? Ma soprattutto, sai cos'è? Fanno bene a non fare le proposte, perché loro non sono credibili, perché loro hanno avuto da 30 anni l'opportunità di amministrarle e di governarle questa città. E gli unici aspetti che sono migliorati sono quelli propri, quelli di casa loro. Le uniche condizioni di vita che sono migliorate sono le loro condizioni di vita e dei loro figli. La città è andata indietro, loro sono andati avanti, i conti non tornano, devono andarsene a casa. Tutti, dal primo all'ultimo, devono andare ad amministrare i loro beni, non quelli degli altri, perché quelli degli altri non ne sono capaci e dicono ne sono capaci per volerli bene. Se non dico che sono soltanto, in molti casi, delinquenti. Senti, tutto il tempo sta scadendo. Io una cosa che nel vostro programma delle passate elezioni si puntava gran parte alla base di tutto c'era la trasparenza di quello che dicevi che deve essere un palazzo di vetro, Palazzo Mozzarugno. Io tra le cose più comiche che ho sentito in consiglio comunale il fatto che non si possono mettere telecamere e webcam perché viene violata la privacy dei consiglieri comunali. Cioè, a parte che mi sembra proprio una boiata di quelle lì, cioè neanche all'asilo dire cose così. Ma voi che in questi termini che cosa avete proposto? Avete avanzato delle proposte in questi 4 anni? Perché io lo dicevo ad altri consiglieri, l'ho detto anche al Presidente del Consiglio, con le tecnologie di oggi ci sarebbe la possibilità di fare gratuitamente quello che un tempo si faceva a pagamento, insomma. Se Telecattolica un tempo pagava per trasmettere i consigli comunali, oggi il comune bello tranquillamente da casa, da lì basterebbe una webcam, una telecamera tipo questa che ci sta registrando, potrebbe trasmettere in HD. Ma qual è la motivazione per cui, diciamo che questa è la vera domanda, qual è la motivazione per cui una webcam dà fastidio in consiglio comunale? Io posso capire in commissione consigliare, perché di lì ne sono successi tutti, ma in consiglio comunale qual è la difficoltà oggettiva a piazzare una telecamera che riprenda quello che tutti quanti comunque potrebbero vedere sedendosi nella parte del pubblico? E ti rispondo con molto piacere. Beh, noi fin dal primo giorno abbiamo proposto di installare le webcam nelle commissioni consiliari per far rendere conto ai cittadini cosa facevamo in cambio noi del gettone di presenza, e vi posso assicurare che in molti casi non si fa assolutamente nulla, si prende soltanto il gettone di presenza e sono 180.000 euro all'anno, grosso modo, incidono quei gettoni di presenza senza fare assolutamente nulla nella stragrande maggioranza dei casi. E quindi volevamo installare queste webcam proprio per far rendere conto ai cittadini. Siamo convinti che se si fossero installate le webcam molte commissioni non si sarebbero fatte. E addirittura proponemmo di farlo a spese nostre. Come di statuto? Come di statuto. Non fu accettato nemmeno questo. No, perché ricordo che anche altri giornalisti, era proprio la prima seduta del Consiglio Comunale. Quindi è chiaro che c'è la volontà di non far capire alla gente quello che succede. Dici,
ma perché anche nel consiglio? E lì è ancora più importante la motivazione. Perché quello che si vota in consiglio comunale, quello che succede nel consiglio comunale, quello che poi viene fuori dal dibattito spesso in consiglio comunale, la città non lo deve sapere. La città deve restare ignorante. Perché se poi la città comincia a capire, a sapere cosa succede negli ambienti della politica, perché si paga 4 milioni di euro per un esproprio di non andato a buon fine, chi lo ha causato, per quale motivo non sono state chiuse le transazioni e molte altre vicende, ad esempio quello che andremo a votare giorno 4 in Consiglio Comunale, che tutte tranne qualcosa a vantaggio della comunità lucerina, sicuramente a vantaggio di qualcuno della comunità lucerina e di qualcuno anche che siede in Consiglio Comunale della comunità lucerina. Perché noi giorno 4 quello faremo, faremo qualche delibera, non a favore della città, a danno della città, ma a favore di qualche cittadino. Se c'è la webcam nella sala consiliare e il cittadino da casa la guarda, e poi capisce che in consiglio comunale non è vero che si fanno gli interessi del della città. No, ne parlavo l'altra volta, perché comuni molto più piccoli, ma anche più grandi. Cioè vedevo, che ne so, si sta Piccari che trasmette in streaming i consigli comunali, ci sta Monte Sant'Angelo che li trasmette in diretta a prescindere da se ci sia gente o meno. Cioè è davvero patetica la cosa, perché quando io sento il tema privacy è ridicolo. Io, vabbè, meglio che chiudiamo qua, perché sennò non ne andiamo più. Non c'è volontà veramente di fare così. Io vorrei chiudere proprio questa puntata con la stessa frase. Magari suona in maniera differente, con la stessa frase che ho letto all'inizio. Quello che il comune di Lucera non può fare è continuare a restare inerte in una situazione di illecito permanente. Con questo voglio salutarvi e darvi la magra buonasera e anche la magra buona Pasqua, visto che molto probabilmente andrà in onda proprio il giorno di Pasqua questa nuova puntata di Suurbanistica. Saluto il consigliere Tutolo, grazie per essere venuto. Grazie, auguri. Grazie, allora auguri, ci sentiamo. Alla prossima puntata. Ciao.